Buongiorno. Il congresso di Vienna. Il congresso di Vienna fu un grande consesso solenne delle potenze europee che si tenne a Vienna, la capitale dell'impero austriaco. Dal 1 novembre 1814, come vedete nella slide, al 9 giugno 1815, ben 8 mesi, 8 mesi di congresso. Confluirono a Vienna delegati da tutte le potenze europee principali, Francia, Inghilterra, Russia, Prussia e quant'altro. E in questi 8 mesi cosa fecero questi delegati? Beh, un po' girarono Vienna e poterono ammirare gli splendidi monumenti asburgici della capitale austriaca. Un po' potevano frequentare i caffè, un po' conobbero il Walzer. Il valzer d'altronde divenne famoso proprio in questa occasione, ma lo scopo principale era quello di porre un rimedio a quell'uragano politico provocato dalle guerre napoleoniche. E notate la cronologia: dal 1 novembre del 14 al 9 giugno del 15. Napoleone, quando i delegati europei si riunirono a Vienna, era già in esilio sull'isola d'Elba, però a un certo punto scappa dall'isola d'Elba nel marzo del 15, per cui le potenze europee, che già erano sedute attorno ad un tavolo, fecero poca fatica nell'organizzare la cosiddetta settima coalizione antinapoleonica, che poteva mettere in campo 700-800 mila uomini. E infatti, non a caso, poi il 18 giugno, quindi una settimana dopo la fine dei lavori di Vienna, Napoleone verrà definitivamente sconfitto a Waterloo. Il grande protagonista di quell'evento fu Lord Wellington, irlandese a servizio della corona britannica. Ecco, a Vienna, vedete nella slide, ci furono due sedi che accolsero il cosiddetto congresso di Vienna: l'Hofburg, che è la sede asburgica imperiale tradizionale degli imperatori austriaci, questo complesso qui, chi è stato a Vienna lo conosce molto bene, attrae migliaia e migliaia di turisti tutti gli anni, e poi la cosiddetta Arcicancelleria, che è questo stabile qui, generalmente affidata al grande elettore di Magonza, l'arcivescovo di Magonza. Ecco, queste due sedi ospitarono per 8 mesi i delegati da tutta Europa. Chi si sedette a queste trattative? Facciamo solo qualche nome, non li facciamo tutti. Per esempio, l'Inghilterra mandò, oltre al ministro degli esteri, Castlereagh, Lord Wellington, il grande vincitore di Napoleone. Fu proprio lui a sedersi a Vienna per cercare di ristabilire l'ordine infranto dalle armate napoleoniche da parte inglese. La Francia invece mandò Talleyrand, grandissimo protagonista già dai tempi della Rivoluzione francese e poi durante tutta l'epoca napoleonica. Ma il nome più importante da ricordare, il vero regista del cosiddetto ordine viennese, è Metternich, cancelliere austriaco, primo ministro austriaco. Ecco, e poi una serie di altri: lo zar mandò i suoi, i prussiani mandarono i loro e così via. Qual era lo scopo del congresso di Vienna? Allora, lo scopo del congresso di Vienna è presto detto: cercare di cancellare gli esiti rivoluzionari prodotti dall'epopea napoleonica. Le guerre napoleoniche per circa 20 anni avevano scompaginato l'assetto politico dell'intera Europa, sovrani erano stati rovesciati, i popoli erano stati uniti ad altri popoli, dinamiche e mercati economici erano stati rovesciati, pensate al blocco continentale e quant'altro. Ebbene, i delegati del congresso di Vienna si prefiggevano questo scopo: restaurare, e infatti si parla dell'epoca della restaurazione col congresso di Vienna, restaurare l'ordine politico, l'assetto istituzionale precedente all'uragano napoleonico, con l'obiettivo di impostare un ordine più equilibrato per il futuro, basato
sulla gerarchia e sull'ordine. E d'altronde troppe guerre, troppi massacri erano stati provocati dalla libertà giacobina. Bisognava tornare ad un ordine di pace e prosperità economica. È rimasta storica a questo proposito la frase di Metternich, che vi ho inserito qui in cima alla slide, cancelliere austriaco. Cosa diceva? Gli abusi del potere generano le rivoluzioni. Le rivoluzioni sono peggio di qualsiasi abuso. La prima frase va detta ai sovrani, la seconda ai popoli. Cioè, sia i sovrani che i popoli devono darsi un limite. La libertà non può essere espansa fino al punto di entrare in collisione con tutti gli altri. Se i sovrani si danno un limite e se i popoli si danno un limite, ecco che diventerebbe possibile istituire un assetto istituzionale basato sull'ordine e sulla reciproca armonia. Per ridefinire l'assetto politico precedente a Napoleone, le grandi potenze europee, nella veste dei loro delegati evidentemente, si ispirarono a due grandi principi, diventati famosissimi. Cioè si trattava proprio di sedersi al tavolo e di ridisegnare la cartina geografica europea, basandosi su due principi. Il principio di legittimità e il principio dell'equilibrio. Il principio della legittimità è suggerito proprio da Talleyrand, il delegato francese, e suonava così: tutti quei sovrani legittimi che con la forza sono stati rovesciati o dalle rivoluzioni o dai giacobini o dalle armate napoleoniche, che spesso e volentieri subentravano in un paese a sostegno di una sparuta minoranza giacobina, tutti quei sovrani hanno diritto a tornare sul proprio legittimo trono. Per cui ciò che era legittimo prima della rivoluzione francese e delle armate napoleoniche doveva tornare ad essere legittimo dopo. E quindi, per esempio, lo vedremo più avanti, in Francia tornerà il re Luigi XVIII, fratello di Luigi XVI, quello che era stato ghigliottinato nel 1793. Perché? Perché appartenendo appunto alla famiglia borbonica aveva diritto di successione sul trono francese. L'altro grande principio è il principio dell'equilibrio. Il principio dell'equilibrio venne suggerito proprio dall'Inghilterra. Inghilterra che da sempre seguiva questa politica del balance of power, cioè dell'equilibrio dei poteri sul continente. Tanto più il continente europeo fosse stato diviso tra più poteri, tanto meglio sarebbe stato per l'Inghilterra, che poteva giostrarsi i propri equilibri politici ed economici. Viceversa, il blocco napoleonico, che aveva uniformato per pochi anni l'intera Europa, mise in seria crisi l'economia britannica. Ecco, il principio dell'equilibrio cosa affermava? Affermava che nessuno Stato doveva essere troppo forte sul continente e quindi tornare a suddividere l'Europa in uno stato di equilibrio in cui nessuno poteva, come dire, avere l'egemonia, ottenere l'egemonia su tutti gli altri. Questo principio dell'equilibrio fu un principio che poi venne imposto talvolta anche a scapito del principio di legittimità. Cioè tra i due principi, quello dell'equilibrio e quello di legittimità, in caso di contrasto non erano paritetici, il principio dell'equilibrio aveva un peso maggiore. Alcuni stati esistenti e di tradizione gloriosa prima della Rivoluzione francese, penso soprattutto alla Serenissima Repubblica di Venezia, secondo il principio dell'illegittimità avrebbero avuto diritto di tornare ad esistere e invece non tornarono ad esistere. Ecco. Per cui il principio dell'equilibrio, che era proprio quello che doveva assicurare pace e prosperità per il futuro, evitando, ripeto, che una nazione diventasse troppo potente a scapito di tutte le altre,
alla fine ottenne una posizione di privilegio rispetto agli altri principi, soprattutto il principio di legittimità. Questo principio di equilibrio venne imposto anche e soprattutto senza badare minimamente ad un terzo principio, che fu il grande assente sul tavolo delle trattative a Vienna, il principio di nazionalità. Principio di nazionalità cosa afferma? Ad ogni popolo il proprio Stato, in sostanza. Cioè, detta al contrario, dalla prospettiva opposta, ogni Stato deve essere monoetnico. E questo grande principio venne completamente bypassato al congresso di Vienna, tanto è vero che rimasero in vigore alcune grandi realtà multietniche. Pensiamo per esempio all'impero ottomano, che si estendeva e dominava su tutte le popolazioni slave balcaniche. Pensiamo all'impero russo che inglobò il vecchio Granducato di Varsavia, cioè i polacchi, ma pensiamo anche all'impero d'Austria, che al proprio interno era un coacervo di etnie, al proprio interno conteneva, per esempio, vedete qui, anche gli italiani, i lombardi e i veneti. Ecco, questo principio di nazionalità venne completamente dimenticato a Vienna. Ma sarà un errore, perché poi uno dei grandi fattori scatenanti che produrranno il collasso del cosiddetto ordine viennese, cioè quello stabilito a Vienna, saranno proprio le spinte centrifughe delle singole componenti etniche. Principio di nazionalità, apro e chiudo la parentesi, che poi verrà ribadito, anzi non ribadito, sancito, perché a Vienna non se lo ricordarono, principio di nazionalità che verrà affermato e sancito alla fine della Prima Guerra Mondiale col presidente Wilson, il quale di nuovo affermerà ad ogni popolo il proprio Stato. Perché? Perché le realtà multietniche avevano dimostrato di non poter essere delle realtà stabili nella storia. Le realtà multietniche collassarono su se stesse provocando gli stati e la nascita degli stati nazionali. E se si voleva garantire un ordine stabile basato sulla pace per il futuro, bisognava disinnescare alla radice le tensioni etniche che inevitabilmente nell'Ottocento scoppiarono nei grandi imperi multinazionali, multietnici. Chiusa parentesi. Quindi, riassumendo, a Vienna i delegati cercano di reimpostare una cartina geografica sulla base di ciò che era l'Europa prima dell'epopea napoleonica, sulla base di due principi: principio di legittimità, molti sovrani tornano sul trono, quelli scalzati da Napoleone, e il principio di equilibrio, cercare di far sì che nessuno stato fosse troppo forte, altrimenti avrebbe provocato guerra a non finire nel suo tentativo espansionistico. Ci si dimenticò totalmente del principio di nazionalità. Proviamo a vedere sulla cartina geografica un po' meglio quali sono allora le conseguenze del congresso di Vienna. Allora, partiamo dall'Inghilterra. L'Inghilterra non chiese nessun guadagno territoriale sul continente, era già contenta di poter ottenere un balance of power, un equilibrio dei poteri secondo il principio appunto di equilibrio. Chiese e ottenne solamente una base strategica, e cioè l'isola di Malta. Eccola qua. D'altronde la Gran Bretagna disponeva della miglior marina del mondo, la flotta più potente del mondo, tanto più potente in quanto poteva avvantaggiarsi dei frutti della rivoluzione industriale che era in atto in questo momento, siamo nei primi decenni del 1800, e pertanto in forza della propria marina poteva appoggiarsi su un impero esteso praticamente su tutto il globo e da lì imporre la propria Pax Britannica, quantomeno sui mari. Per cui il Regno Unito si accontentò, ripeto, di questa acquisizione territoriale e di poter essere il grande custode di questo equilibrio europeo, ma in qualche modo, in qualche misura anche mondiale. La Russia, vedete, si espanse verso ovest.
e acquisì, come vi dicevo, il vecchio Granducato di Varsavia, quello che venne costituito da Napoleone, per cui inglobò i polacchi. Russi che ebbero buon gioco nel rivendicare nuove acquisizioni territoriali, anche se la Polonia comunque già da diverso tempo, almeno parte della Polonia faceva parte della Russia, perché i russi avevano contribuito in maniera determinante alla sconfitta di Napoleone, 1812, disastrosa campagna di Russia. Ma poi abbiamo gli Hohenzollern di Prussia. Gli Hohenzollern erano la famiglia regale di Prussia. Allora, la Prussia, vedete in verde, si espande. Questi qui che vi sto mostrando erano tradizionalmente i territori russi, scusate, prussiani. La Prussia si espande a ovest, prendendo in parte la Bassa Sassonia, questa qui, ma poi senza continuità territoriale, vedete che c'è un ultimo troncone ad ovest. La Prussia riesce ad ottenere anche le due regioni della Vestfalia e della Renania, che si appoggiano proprio, per così dire, sui confini francesi. Viene fatto apposta perché era cosa saggia poter contenere la Francia e circondarla di stati cuscinetto, visto che era stata proprio la Francia lo stato da cui provennero i maggiori sviluppi rivoluzionari. Era proprio la Francia che divenne un osservato speciale a Vienna e pertanto si pensò di circondarla con una serie di stati cuscinetto. Anche la Prussia, la cui tradizione militare era straordinaria, venne utilizzata per così dire come cane da guardia, ecco, proprio sui appoggiati confini della Francia. Ma ancora la Francia venne riportata ai confini precedenti il 1792, e qui ci scapperebbe un sorriso, d'accordo? È ironica la storia alcune volte. Quando è che la Francia rivoluzionaria dichiara guerra per la prima volta? Se vi ricordate, nel 1792, quando Luigi XVI è costretto a dichiarare guerra all'Austria sulla spinta dei rivoluzionari interni, no? Che volevano scatenare questa guerra per poter imbrigliare le energie scatenate nella nazione e imbrigliarle a fini politici. Ecco, tutto inutile da un certo punto di vista, perché a Vienna si decise di riportare la Francia ai confini che aveva prima di quella guerra del 1792, per cui tutte le guerre della Francia rivoluzionaria, tutte le guerre napoleoniche, da questo punto di vista territoriale, furono del tutto inutili. Ma non solo, in base al principio di legittimità, sul trono tornò il re, Luigi XVIII, fratello di Luigi XVI. Il figlio di Luigi XVI, che era Luigi XVII, morì bambino, dimenticato in prigione, per così dire, dai rivoluzionari. Per cui sembrerebbe essere stata completamente inutile la rivoluzione francese. Torna un re e la Francia torna ridimensionata nei propri confini. In realtà, però, lo vedremo meglio, alcuni principi vennero conservati, per cui, per esempio, Luigi XVIII concesse subito una costituzione, una cosiddetta carta ottriata, dal francese charte octroyée, cioè appunto ottriata, concessa, laddove, attenzione, costituzione concessa significa che cosa? Che è il sovrano che in maniera generosa concede qualcosa ai sudditi, non che i sudditi si vedono riconosciuti un proprio diritto, quello alla Costituzione. Però è anche vero che quantomeno per quanto ottriata, per quanto concessa, la Francia di Luigi XVIII una Costituzione la concesse. In Spagna, ancora una volta, anche la Spagna era stata toccata da questo turbine napoleonico, ricordate il Dos de Mayo, la guerriglia e quant'altro. Anche in Spagna, in base al principio di legittimità, tornano i sovrani legittimi, e cioè i Borbone, nella figura di Ferdinando VII. Le regioni germanofone. C'era una volta il Sacro Romano Impero, da Carlo Magno in poi, no? Sacro Romano Impero che venne sciolto
a seguito della battaglia di Austerlitz. Per cui nel 1806 Francesco I decide ufficialmente di, anzi era Francesco II per il Sacro Romano Impero, decide ufficialmente di sciogliere il Sacro Romano Impero e di creare un altro impero, l'impero austriaco, di cui sarebbe diventato Francesco I. Ecco, quel Sacro Romano Impero, sciolto con la forza da Napoleone, divenne poi Confederazione del Reno, sottoposta al controllo della Francia, inglobando tutti gli stati di lingua tedesca. I confini li vedete qui, sono questi qui segnati con questa linea rossa. E quella Confederazione del Reno, al congresso di Vienna, venne ribattezzata Confederazione Germanica, che, ripeto, inglobava più o meno tutti i territori dell'ex Sacro Romano Impero, li vedete inclusi in questa linea rossa. Confederazione Germanica che venne sottoposta al controllo politico degli Asburgo d'Austria. Come vicepresidenti Alla vicepresidenza della Confederazione Germanica venne posta la Prussia. L'Austria Sud e la Prussia Nord erano le due grandi realtà politiche tedesche che potevano candidarsi per il controllo di tutto il mondo germanofono. Gli Asburgo d'Austria erano ancora più forti in questo momento al congresso di Vienna, ma dopo pochi decenni vedremo Prussia e Austria entrano in competizione per l'egemonia sul mondo tedesco e alla fine si imporrà la Prussia. Ma al congresso di Vienna la presidenza, ripeto, della Confederazione Germanica venne affidata all'Austria, la vicepresidenza invece alla Prussia, per cui la Prussia aveva un ruolo subalterno. Ecco, nella Confederazione Germanica venne attuata anche un'opera di razionalizzazione, perché da circa, pensate, 360 piccole realtà politiche, tante erano le entità istituzionali all'interno del Sacro Romano Impero, e di 360 realtà politiche, ripeto, ne rimasero solo 39, cioè molte realtà più piccole vennero accorpate in realtà più grandi, fino ad arrivare a 39 entità istituzionali. C'era un po' di tutto, c'erano piccole città-stato, per esempio Lubecca, ma c'erano anche grandi stati regionali, per esempio la Baviera. La Baviera era un regno, c'era un re di Baviera, formalmente all'interno del Sacro Romano Impero, per cui formalmente sottoposto agli imperatori d'Austria. Per cui la situazione politicamente rimane ancora un po' articolata, piuttosto articolata. E ancora, gli Asburgo d'Austria, eccolo qua. Allora, gli Asburgo erano da secoli imperatori del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero non venne più ricostituito, per cui gli Asburgo d'Austria persero quel titolo, imperatori del Sacro Romano Impero, ma mantennero il titolo di imperatori d'Austria. L'impero, ripeto, nato sulle ceneri del Sacro Romano Impero a seguito della battaglia di Austerlitz. Gli Asburgo persero alcuni territori perché, per esempio, Belgio e Lussemburgo vennero annessi, eccoli qua, Belgio e Lussemburgo, vennero annessi ai Paesi Bassi. Belgio e Lussemburgo, che invece prima dell'epopea napoleonica erano sotto il dominio dell'Austria, ancora dai tempi di Carlo V. Persero alcuni territori, per cui come dire, nel nord Europa, centro e nord Europa, ma potennero ottenere altri, scusate, territori per compensare quelle perdite europee. E territori non da poco, perché riuscirono ad ottenere tutti i territori appartenenti alla ex Repubblica di Venezia, da tempi immemorabili sogno degli imperatori austriaci. Quindi tutto il Triveneto, la Lombardia, l'Istria e la Dalmazia, tutti i territori,
ripeto, appartenenti all'ex Repubblica di Venezia. Venezia arrivava fino a Bergamo, tanto per capirci, quindi si estendeva in buona parte della Lombardia. Tutti quei territori vennero inglobati nei domini asburgici. Fu un'acquisizione di non poco conto. Ecco, ma oltre a tutti questi domini acquisiti dagli Asburgo, gli imperatori d'Austria dominavano di fatto su gran parte del nord Italia, perché, come vedremo tra poco, o attraverso legami dinastici. Alcuni governanti del nord Italia erano o figli o fratelli dell'imperatore, tanto per capirci, o attraverso la presenza di contingenti militari, per esempio nello Stato della Chiesa. Di fatto l'Austria aveva un'influenza indiscutibile su tutto il nord Italia, fatta eccezione per il Piemonte. L'impero d'Austria, un'ultima cosa, si configurava, come vi dicevo, come un impero multietnico, un coacervo di popoli, di culture, storie, tradizioni, lingue e religioni diverse. Questa cartina lo si vede molto bene, no? Vedete che era proprio un puzzle di etnie. Diciamo che sostanzialmente erano quattro le etnie. Volendo semplificare all'interno dell'impero, c'è ovviamente l'etnia germanica che faceva la voce la parte del leone, ma poi c'erano, vedete qui sotto nel Lombardo-Veneto, gli italiani, c'erano nella zona della Dalmazia e nella zona balcanica gli slavi e poi c'erano gli ungheresi. E altri slavi ancora ad est. Gli slavi si distinguevano in slavi dell'est e slavi del sud. E gli ungheresi. Ecco, tutta questa grande compagine multietnica è riunita in un unico grande impero. Il cancelliere Metternich era ben consapevole che quella grande eterogeneità di popoli non poteva essere governata come pretendeva di fare Napoleone e il modello francese. Modello centralistico, cioè modello in cui si impone una omogeneità, una omologazione burocratica ma poi anche culturale ai fini del buon governo. Ecco, Metternich aveva imparato la lezione perché proprio quel tentativo di omologazione esportato dal modello napoleonico aveva prodotto rivolte nazionali in tutta Europa e alla fine aveva portato al collasso Napoleone stesso. Metternich aveva capito la lezione e progettava di fare esattamente il contrario, cioè di concedere ampie autonomie ai territori e quindi ampie autonomie ad uno Stato italiano, ad uno Stato slavo, ad uno Stato ungherese. Certo, ampie autonomie che non significava indipendenza perché tutti avrebbero dovuto comunque sottostare e giurare fedeltà all'imperatore d'Austria. Il progetto di Metternich era anche buono nelle intenzioni e se fosse stato attuato con rigore, forse avrebbe anche funzionato. Ma la storia non si fa con i se e con i ma. Di fatto, questo tentativo di Metternich di concedere autonomie ai vari popoli sostanzialmente fallì, perché nei decenni successivi, pezzo dopo pezzo, l'impero austriaco si avviò verso il declino fino al definitivo collasso nella prima guerra mondiale, quando ancora Trento e Trieste erano abitate per lo più da italiani, ma sottoposte alla corona d'Austria. E ancora una volta questa la tensione, per così dire, multietnica sfociò, contribuì a sfociare in una guerra aperta fino a quando Trento e Trieste vennero recuperate dall'Italia. Andiamo a vedere in Italia cosa sancisce il congresso di Vienna per l'Italia. Allora, vedete che l'Italia, che non esisteva, dovremmo parlare di penisola italica a dire il vero, no? Ma per semplificare la chiamiamo Italia. Italia rimase divisa, era divisa da secoli e rimase divisa.
era divisa prima della Rivoluzione francese, rimase divisa dopo. Rimase divisa dopo il congresso di Vienna in nove stati, nove piccoli stati. È rimasta molto famosa un'espressione di Metternich. Citiamo sempre lui perché fu lui la grande mente dell'ordine viennese. Metternich diceva che l'Italia non era altro che un'espressione geografica. Cioè, Italia non aveva nessun senso in termini politici. L'espressione Italia designava solo, appunto, una zona geografica, come Anatolia è più o meno la zona che politicamente prende il nome di Turchia, ma un conto è dire Anatolia si intende la zona, la geografia, un conto è dire Turchia si intende lo Stato. Ecco, mutatis mutandis la stessa cosa, no? L'Italia non aveva senso di esistere politicamente, perché la sua storia glielo impediva. È vero, c'erano stati dei tentativi nella storia di unificare politicamente la penisola, lo auspicò Dante, per esempio, lo auspicò Petrarca, Machiavelli poi qualche secolo più tardi ci tornò sopra. Lo stesso Federico II di Svevia ad un certo punto accarezzò il sogno di unificare tutta la penisola italica e l'impero germanico, ma naufragò anche quel tentativo lì. Insomma, di fatto non se ne fece nulla, cioè era dai tempi dell'impero romano, quindi 2000 anni prima, che l'Italia non era più unita politicamente. E ormai quello stato di cose si era consolidato da secoli. Per cui Metternich non aveva tutti i torti quando diceva che l'Italia era una mera espressione geografica e che non poteva reclamare nessun diritto all'unità, d'altronde nessuno l'aveva chiesto al congresso di Vienna, perché l'unità politica della penisola al congresso di Vienna era completamente fuori dalle corde, nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo, cioè l'unità politica. Metternich non aveva tutti i torti perché, se pensiamo anche solamente da un punto di vista economico, l'Italia, la penisola italica, non aveva dato vita a nessun mercato comune, cioè gli stati italiani non commerciavano tra di loro, molto poco, commerciavano molto di più con gli altri stati europei che non tra di loro. Vi do solo un dato, il regno delle due Sicilie, il Mezzogiorno, almeno nella sua parte continentale, questa qui, e di tutte le sue esportazioni, solo il 10% finiva nei mercati italiani, tutto il resto finiva negli altri mercati europei. E viceversa, di tutte le importazioni del Mezzogiorno, solo l'8% proveniva dagli stati italiani, il resto proveniva dagli altri mercati europei. Ecco, e così via per gli altri stati. Cosa voglio dire? Che da un punto di vista economico sicuramente la penisola italica non poteva vantare nessun tipo di unità, ma da un punto di vista culturale ancora peggio da un certo punto di vista, perché tra le varie, non solo tra le varie regioni, ma anche tra le varie città italiane era ormai radicato e consolidato un campanilismo molto aspro. Molti conflitti che per secoli avevano caratterizzato l'Italia continuavano a ripercuotersi nel 1815 tra i vari paesi, tra le varie comunità. E la lingua non esisteva. Ogni italiano parlava il proprio dialetto, ma non esisteva neanche l'italiano: c'era il piemontese, c'era il lombardo, c'era il veneto, c'era l'emiliano, tutti parlavano il proprio dialetto. E quasi sempre solo quello. Tanto per capirci, in questo momento un milanese non si comprendeva, non si capiva neanche con un napoletano o con un palermitano. Un milanese non si capiva con un bolognese. C'era bisogno di diversi giorni di mutuo insegnamento per poter decifrare cosa si stava dicendo l'uno dell'altro. Ma pensate che nel 1861, quindi qualche decennio dopo, quando verrà creato lo Stato italiano, gli italianofoni, cioè coloro che parlavano l'italiano, erano molto pochi. La percentuale oscilla dal 2 al 9% in alcune regioni e
e erano solo il 2% coloro che sapevano parlare correttamente l'italiano, e in altre regioni invece gli italiofoni erano solo il 9%, cioè dal 2 al 9%, voglio dire, ma percentuali irrisorie, per cui l'italiano fondamentalmente non lo parlava nessuno. Ma ancora i governanti dei singoli stati erano governanti che quasi sempre provenivano da famiglie straniere, cioè neanche i governanti erano, come dire, italiani radicati nel tempo. Faccio solo l'esempio di Casa Savoia, proprio quella dinastia che poi unificherà politicamente la penisola italiana. I Savoia erano d'origine francese, i Savoia parlavano francese, Camillo Benso di Cavour, grande padre della patria italiana, l'italiano lo ha sempre masticato molto male in tutta la sua vita. La sua lingua natale, era il francese, no? E così via anche per gli altri stati. Se proprio dovessimo indicare un sovrano italiano al 100%, era il Papa. Era l'unico sovrano, sovrano dello Stato della Chiesa, che poteva dirsi italiano a tutto tondo. Gli altri invece, in epoca più recente o un po' più indietro nei decenni, provenivano da famiglie straniere. Papato al quale molti storici hanno rimproverato questa situazione di divisione nella penisola. Se l'Italia non si è unificata politicamente secoli prima, come aveva fatto per esempio la Spagna nel XV secolo, la colpa era del Papa, affermano alcuni storici, no? Perché il Papa ha sempre cercato di mantenere divisi il nord Italia dal sud Italia, cioè ogni qualvolta il potentato di turno, vedi Federico II di Svevia, vedi Carlo V d'Asburgo, voleva e aveva il potere di unificare politicamente Nord Italia e Sud Italia, il Papa si è sempre opposto, tessendo alleanze contro di lui, per la paura di essere fagocitato politicamente in una morsa, no? Dal Sud e dal Nord. Quindi per poter mantenere la cosiddetta libertas ecclesiae, la libertà della Chiesa, il Papa sarebbe stato un grande ostacolo per l'unità politica dell'Italia. D'altronde il Papa temeva di fare quello che aveva la fine che aveva fatto con la cattività avignonese, quando ad un certo punto il potentato di turno, cioè re di Francia, lo preleva, lo obbliga a risiedere ad Avignone. E per circa 70 anni il papato diventa una marionetta politica nelle mani di un'autorità politica superiore. Per evitare di essere influenzato, di essere subalterno al potentato politico di turno, il Papa ha sempre ritenuto necessario poter conservare una certa estensione territoriale, condizione politica per il libero esercizio del suo magistero spirituale. Ciò non di meno è vero che la presenza del Papa ha contribuito a mantenere separati il nord dal sud Italia. È anche vero però, come disse Ludovico Antonio Muratori, siamo nel 1700, in epoca illuministica, padre della storiografia italiana, padre della medievistica, che è anche grazie al Papa se l'Italia non si è ritrovata divisa in un mezzogiorno musulmano in un settentrione tedesco, cioè di volta in volta il Papa è anche colui che è riuscito a mettere d'accordo tutti i vari stati, staterelli e signorie italiane che continuavano a farsi la guerra tra di loro, a coalizzarle per respingerle o la minaccia musulmana da sud o la minaccia germanica da nord. Per cui al Papa va riconosciuto tutto questo. Comunque, ciò non di meno, l'Italia era assolutamente divisa, non aveva tutti i torti, ripeto, Metternich a definirla un'espressione geografica. C'erano certo, qui Metternich lo dimenticava, alcuni tenui fattori di identità nazionale. Poteva essere forse il cattolicesimo la religione, ma
perché tutti gli italiani erano cattolici, ma a dire il vero il cattolicesimo non poteva fungere da pilastro fondante un'identità nazionale italiana. Perché? Perché il cattolicesimo, lo dice il termine, cattolicos è universale, cioè il cattolicesimo è aperto a tutti i popoli della terra, non è tipico, non è esclusivo degli italiani. Al contrario di quello che accade nelle chiese protestanti o nella chiesa anglicana d'Inghilterra, quelle sì che sono chiese nazionali, che quindi possono fungere da elemento di identità e distinzione rispetto a tutti gli altri. Il cattolicesimo, no, per sua natura è sovranazionale, è trasversale. Per cui è vero che tutti i popoli italiani si riconoscevano in una stessa religione, sicuramente sì, ma quella religione non era tipicamente italiana, per cui era un fattore di identità. Da questo punto di vista politico, abbastanza debole. E dopo c'era un altro fattore, la letteratura. Ecco, dal XIV secolo l'Italia poteva vantare una tradizione letteraria straordinaria. Pensate alle tre grandi corone, fiorentine, no? Dante, Petrarca e Boccaccio. E quella sì, quello era un fattore che era tipicamente italiano. La lingua italiana poi si fonderà proprio su questa tradizione letteraria, no? Sul fiorentino. Però è anche vero che quella tradizione letteraria era conosciuta ed era apprezzata da pochissimi, da una nicchia, da un'elite culturale. Le grandi masse la ignoravano completamente. Pensate che ancora nel 1861, quindi diversi decenni dopo, quando verrà creata l'Italia, gli alfabetizzati saranno solo il 22%, e quindi possiamo ben pensare che all'inizio nel 1800 fossero molti meno, e ciò non di meno, di tutti gli alfabetizzati, quanti frequentavano, avevano dimestichezza con i testi di Dante, di Petrarca, di Boccaccio? Sì, non abbiamo una percentuale, ma possiamo immaginare molto, molto meno. Per cui l'identità italiana sì, poteva essere fondata su una tradizione letteraria. Però era un elemento, ne mancavano tanti altri, e comunque un elemento poco conosciuto, poco condiviso, seppur nobilissimo, perché Dante è un personaggio straordinario che viene invidiato agli italiani e in tutto il mondo, e viene studiato giustamente in tutto il mondo. E tuttavia quell'espressione di Metternich, Italia come espressione geografica, celava delle preoccupazioni reali. Perché Metternich si sentì in dovere di dire che l'Italia era un'espressione geografica? È perché, tra l'altro, questa espressione è un po' successiva, è del 1847, però calzava benissimo anche per il 1815, perché effettivamente la parola Italia poteva far paura, poteva dare adito a speranze rivoluzionarie, come poi di fatto accadde. Cioè poteva essere come dire, l'ideale, l'Italia unita, poteva essere il movente politico che alimentava una serie di tentativi insurrezionali per rovesciare i governi legittimi presenti nella penisola, al fine di creare un nuovo Stato, lo Stato italiano. Per cui quel termine Italia poteva, come di fatto poi sarà, essere utilizzato anche in chiave rivoluzionaria. Non a caso, termine Italia faceva così paura che in Piemonte venne messo al bando. Cioè la censura colpiva, tra le altre cose, anche questa espressione qui, Italia. Non si poteva utilizzare il termine Italia perché stuzzicava, alimentava sogni, obiettivi, progetti di carattere rivoluzionario che avrebbero scompaginato ancora una volta tutta la penisola italica, provocando disordine, guerre, violenze, tutto quello che le guerre napoleoniche avevano mostrato e portato con sé. Ecco. E allora, vi dicevo, l'Italia viene divisa in 9 stati. Vediamo molto velocemente alcune caratteristiche. Quali erano? Nel nord, vedete, abbiamo il Lombardo-Veneto. Eccolo qui. Il Lombardo-Veneto
fu un regno sottoposto alla corona austriaca. La Repubblica di Venezia non venne più ricostituita e il Triveneto venne annesso alla Lombardia, sottoposto all'Austria. Poi abbiamo il Regno di Sardegna, esatto. Il Regno di Sardegna ingloba, diciamo, fondamentalmente il Piemonte, ma oltre al Piemonte anche la Savoia, che è questa regione qui che sta al di là delle Alpi, che oggigiorno è Francia. E ingloba anche la città di Nizza, che oggigiorno pure sta di là del confine, si trova in Francia. Il Piemonte ingloba anche la Repubblica Ligure. La Repubblica Ligure era un altro stato di secolare memoria che al congresso di Vienna non venne più ricostituito, annesso direttamente al Piemonte. E ovviamente il Piemonte conservava anche la Sardegna, che possedeva già dal 1720 a seguito della guerra di successione spagnola. Ecco, il Piemonte è l'unico stato in Italia che gode di vera e reale autonomia. Era un regno indipendente. Venne rinforzato con la concessione di diversi territori, come quelli che vi ho citato, proprio perché doveva fungere da stato cuscinetto contro la Francia. Era uno dei vari stati cuscinetti appoggiati sul confine francese per smorzare eventuali mire espansionistiche da parte dei Borbone. Piemonte insieme a tanti altri. Ma ancora, il Ducato di Modena e di Reggio. Eccolo qua. Questo qui giallo. Il Ducato di Modena e di Reggio venne sottoposto, qui adesso i nomi ci interessano fino a un certo punto, ma ci interessa capire l'influenza su questi nomi. Venne sottoposto a Francesco IV d'Asburgo d'Este. Ducato di Modena sottoposto a Francesco IV d'Asburgo d'Este. Chi era costui? Lo dice già il cognome, era imparentato con gli Asburgo, era il nipote di Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa d'Austria, unica imperatrice femmina dell'impero austriaco, era sua nonna, per cui evidentemente era legato a doppio filo con l'impero asburgico. Ma ancora, nel ducato di Massa e Carrara, che vedete, vabbè, sarebbe qui. Nel ducato di Massa, adesso qui sarebbe qui più o meno, nel ducato di Massa e di Carrara venne posta come governante la madre di Francesco IV, che si chiamava Beatrice, per cui evidentemente anche lei legata a doppio filo con l'impero austriaco, ma ancora il ducato di Parma, ecco questo invece è visibile, eccolo qui, ducato di Parma venne concesso a chi? Alla figlia dell'imperatore Francesco I, e cioè a Maria Luisa, colei che era stata la sposa di Napoleone e che poi aveva conservato il ducato di Parma. Si era trovato un amante a Parma, non era andato a trovare Napoleone sull'isola d'Elba e Maria Luisa conserva quel ducato fino alla propria morte. Il ducato di Parma, però, di per sé, tradizionalmente, da diversi decenni, apparteneva ad un'altra famiglia, i Borbone di Parma, i quali solo per poco tempo, fino a quando non fosse morta Maria Luisa, ottennero che cosa? Il ducato di Lucca. Vedete la confusione. I Borbone di Parma ottennero il ducato di Lucca fino a quando non morì Maria Luisa. Morta Maria Luisa a Parma, i Borbone di Parma da Lucca poterono tornare a governare su Parma. E Lucca sarebbe stata inglobata invece nel Granducato di Toscana. Il Granducato di Toscana da chi era governato? Dal Granduca che era il fratello di Francesco I, il fratello dell'imperatore. Si chiamava Ferdinando III. Lo trovate qua, eccolo qui, Ferdinando III d'Asburgo-Lorena.
Per cui vedete che direttamente o indirettamente gli Asburgo controllavano gran parte dell'Italia settentrionale. L'unico stato veramente autonomo era il Piemonte. Poi abbiamo lo stato della Chiesa di Pio VII e il regno di Napoli. A Napoli tornarono i Borbone con Ferdinando IV. Anche qui un po' di confusione, perché nel congresso di Vienna venne ricostituito il regno di Napoli e al regno di Napoli venne annessa anche la Sicilia, ma siciliani e napoletani non sono mai andati d'accordo. Per cui nel 1816, anche per, come dire, accattivarsi le simpatie dei siciliani, Ferdinando IV, decide di cambiare il nome da Regno di Napoli a Regno delle Due Sicilie. E da Ferdinando IV prenderà il nome di Ferdinando I, perché formalmente nasce un nuovo regno, il Regno delle Due Sicilie. Questa è la situazione piuttosto caotica che c'è in Italia. In sintesi, cosa c'è da ricordarsi? Il Piemonte è l'unico stato autonomo, il Lombardo-Veneto sottoposti direttamente alla corona austriaca, tutti gli altri stati del nord, del centro-nord Italia indirettamente sottoposti alla corona austriaca, il Papa al centro e i Borbone al sud. Complessivamente, dicevamo, 9 stati. E siamo alla fine, per poter conservare questo cosiddetto ordine viennese, cioè l'ordine partorito dal congresso di Vienna, prende avvio tra le grandi potenze europee il cosiddetto concerto europeo, cioè il dialogo tra le grandi potenze, tra le superpotenze del tempo, per così dire. Vennero stipulate una serie di alleanze, due soprattutto: la Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza, due alleanze che messe insieme univano tutte le grandi potenze d'Europa, e cioè l'Austria, la Prussia, la Russia, l'Inghilterra e la Francia, e poi una serie di altre. Ma le cinque grandi potenze erano unite in questa duplice alleanza, cioè la Santa Alleanza e la Quadruplice alleanza, che messe insieme, ripeto, compattavano, o avrebbero dovuto farlo, tutte le potenze europee. E le potenze europee, in virtù del loro dialogo, di questo concerto europeo, si accordarono anche sul cosiddetto principio di intervento, e cioè concordarono il principio per il quale, in caso di insurrezioni o di focolai di rivoluzione in uno degli stati, tutte quante si sarebbero coalizzate inviando i propri eserciti per sedare la rivoluzione sul nascere. Di rivoluzione francese ce n'era già stata una, e di sconquassi, di guerre, di violenze e di rovesciamenti ne aveva già prodotti abbastanza. In caso di future rivoluzioni era meglio coalizzarsi e, come dire, sradicare la rivoluzione sul nascere. Tutti quanti avevano imparato che la rivoluzione poteva scoppiare in un singolo stato, per esempio a Parigi, no? 1789, ma ripercuotersi poi immediatamente su tutti gli altri, per cui era interesse comune intervenire e prevenire qualsiasi tipo di tentativo insurrezionale. E questa possibilità di intervento era facilitata dal fatto che questi erano gli anni in cui cominciavano a svilupparsi anche le ferrovie, a partire dagli anni 30, a dire il vero. Però a partire dagli anni 30 e poi gli anni 40, piano piano la rete ferroviaria si estende in tutta Europa e questo facilitava evidentemente il trasferimento di truppe, riducendo drasticamente i tempi e aumentando drasticamente la possibilità di trasportare uomini, armi, vettovagliamenti e mezzi vari. Fu importante questo principio di intervento perché? Perché diverse volte venne utilizzato. In Italia, per esempio, gran parte degli stati, degli staterelli del nord Italia, erano privi di esercito. Lo stesso Granducato di Toscana, che da un punto di vista territoriale può sembrare abbastanza esteso, ecco, anche in Toscana fondamentalmente non c'era un esercito.
non parliamo di Parma, non parliamo di Lucca, non parliamo di Modena, per cui tutti questi staterelli del nord e del centro-nord Italia potevano sperare di sopravvivere o quantomeno di legittimarsi o quantomeno di ancorarsi sulla forza in virtù dell'aiuto austriaco. E sarà esattamente quello che succede. In più occasioni gli austriaci invieranno il proprio esercito, e non solo loro, per sedare focolai di insurrezione. Vi ringrazio e alla prossima.